la Cina ha un interesse più diretto nel sud-est asiatico, nell'Asia centrale e nell'Asia meridionale, e secondario sull'Europa, soprattutto Europa orientale, ma anche il Mediterraneo. Gli investimenti sono di diversa natura. Le opportunità per l'Italia derivano sostanzialmente da due aspetti. Uno sono i flussi commerciali. Se la Cina, come sta cercando di fare, migliorerà e potenzierà le connessioni fra Europa e Cina e fra Europa e il resto dell'Asia, è chiaro che questo è un beneficio anche per i nostri esportatori. L'anno scorso abbiamo esportato più 24% in Cina, quindi non è male come, diciamo, come risultato. Il secondo è che all'atere di questo Belt and Road c'è comunque un progetto di sviluppare dei centri logistici di distribuzione di merci per tutta l'Europa. E l'Italia, per la sua posizione geografica, si pone in un'ottima posizione per appunto fornire la base per questo centro logistico di smistamento, che poi comporta tutta una serie di anche di benefici indiretti all'economia. È stata capita questa cosa a livello governativo, a livello economico? Cioè, ci si sta lavorando? Secondo me è stata capita. Il problema deriva dal fatto che abbiamo un sistema un po' frammentato, dove, contrariamente alla Cina, dove quando c'è una direttiva, diciamo, statale su un determinato progetto, le province, le regioni poi seguono. In Italia non è sempre così, altri paesi europei fanno meglio di noi su queste cose, quindi diciamo che è stata capita, però poi da lì a implementare una strategia, soprattutto poi in assenza anche di disponibilità di fondi per fare grossi investimenti infrastrutturali, lì sono le difficoltà, un po' le resistenze locali, la competizione fra diverse città, fra diversi porti, la competizione fra addirittura associazioni di categoria, quindi tutto questo che è tipicamente italiano e che ci ostacola in altri casi si riproduce anche davanti alle vie della seta. L'unica differenza è che i cinesi non hanno pazienza.